GFVIP7, 25esima puntata, Antonella Fiordelisi preferita pubblico, Luca Salatino si ritira definitivamente. In nomination. Si è appena conclusa la 25esima puntata di GFVIP7. Il reality show condotto dall'ormai fisso Alfonso Signorini ha intrattenuto il pubblico anche durante il giorno di Santo Stefano. In occasione dell'assenza preannunciata di Sonia Bruganelli, questa sera ad accompagnare Orietta Berti nel ruolo di opinionista anche due new entry, Soleil Stasi e Pierpaolo Petrelli. In studio, anche Giulia Salemi che si è occupata, come sempre, della parte social del programma. La puntata è iniziata con il resoconto della settimana, soprattutto dai videomessaggi degli affetti lontani che hanno pensato bene di mandare un messaggio di auguri di buone feste ai vipponi. Spazio poi al conflitto della settimana, quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. I due sono stati protagonisti di vari screzzi settimanali che hanno coinvolto anche Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo ha infatti accusato la sua ragazza di modificare il suo essere in previsione della puntata. L'influencer dal suo canto ha accusato il fidanzato di farsi influenzare dal giudizio degli altri. Altro scontro della settimana, quello tra Nikita Pelizzone e Luca Onestini. Se in un primo momento tra i due sembrava esserci del tenero, o presunto tale. Negli ultimi giorni invece i due si sono nettamente separati e di sicuro non se le sono mandati a dire. Ad intervenire anche Soleil che si è schierata dalla parte della modella, scagliandosi ancora una volta contro il suo ex fidanzato. Gele De Donà ha poi raccontato della sua infanzia e soprattutto del rapporto con il fratello Mattias che l'ha raggiunta per una piacevole sorpresa. Momento televoto, tra Antonino Spinalbese, Sara Altobello, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli la vippona preferita dal pubblico è stata proprio la famosa influencer. Quest'ultima, con il privilegio da preferita, ha avuto la possibilità di mandare direttamente in nomination un'altra inquilina, la scelta è ricaduta su Oriana. Momento poi per poter conoscere meglio anche Patrizia Rossetti e soprattutto il suo rapporto particolarmente delicato che ha avuto con la mamma, scomparsa prematuramente. Poi c'è stato anche il momento della new entry, Dana Saber. La ragazza, entrata da appena una settimana. In questi giorni si è mostrata una scheggia impazzita. Da quanto è entrata ha litigato con tutti. In particolar modo con le donne. Dalla sua parte ci sono solamente Antonella e Vilma Goic. Ancora una volta poi al centro dell'attenzione anche il costante malessere di Luca Salatino che ha deciso. Una volta e per tutte, di abbandonare la casa. Questa volta la decisione è stata ufficiale e non ha lasciato più spazio ad alcun dubbio. I tre vipponi immuni della settimana sono stati, Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Orietta ha dato la sua immunità ad Antonino, mentre la coppia Pierpaolo Soleil ha scelto di rendere immune Patrizia. Momento nomination palesi, la prima ad iniziare è stata Oriana che, insieme ad Attilio ed Edoardo ha votato Vilma, Nikita ha scelto Gioele che a sua volta ha ricambiato. Sara con Vilma hanno dato il loro voto a Nikita. Giorgio e Nicola hanno scelto di nominato Sara. Infine Alberto De Pisis ha scelto di far cadere il suo voto ad Attilio. Per quanto riguarda le nomination segrete, Edoardo Tavassi insieme a Daniele hanno nominato Sara, Antonino ha scelto Edoardo Donnamaria, Patrizia non ha potuto far altro che nominare Vilma in seguito ad alcune esternazioni poco carine nei suoi confronti, Luca Onestini ha dato il suo voto a Nikita e infine Antonella ha nominato Nicole. Ufficialmente al televoto dunque per la prossima puntata di GFVIP7, che andrà in onda lunedì 2 gennaio 2023. Sono stati, Oriana, Nikita, Sara e Vilma.